Salve a tutti, sono qui per darvi dei nuovi consigli sul web labeling. Ci sono stati segnalati dai vari uffici delle anomalie che capitano spesso con i clienti del web labeling. La prima è la mancanza fittizia. In pratica i nostri clienti generano le spedizioni, le trasmettono, ma effettivamente non ci assegnano le spedizioni. Quindi sollecitiamo a trasmetterci le vere spedizioni che devono fare o comunque di assegnarci i colli da spedire. Un'altra problematica che spesso ci capita è i servizi aggiuntivi. Ecco, bisogna sensibilizzare il nostro cliente che i servizi aggiuntivi hanno un costo, quindi di non aggiungere dei servizi per determinate spedizioni senza sapere l'effettivo costo e quindi poi dopodiché avere dei problemi con l'ufficio commerciale perché non si trovano dei dati in fatturazione. Quindi sensibilizziamo ad utilizzare effettivamente quel servizio aggiuntivo e spiegandogli che ha un effettivo costo. Un altro problema molto ricorrente è la forzatura degli indirizzi. In pratica il cliente inserisce degli indirizzi forzandoli perché non riesce a trovarlo sullo stradario, perché è convinto di avere l'indirizzo esatto, ma forzando questo indirizzo molte volte inserisce un indirizzo sbagliato. Quindi logicamente un indirizzo sbagliato produce una consegna a un indirizzo sbagliato e questo crea delle giacenze, crea tutto insieme, scaturisce insieme di eventi che non porta a buon fine la spedizione. Quindi pure qua cerchiamo di aiutare i nostri clienti. Noi siamo qua anche per questo, quindi quando avranno dei problemi sulla forzatura dell'indirizzo, indirizzo non che non riescono a trovarlo, quale servizio aggiuntivo aggiungere, diciamo che finalmente possono contattarci, noi siamo qua per aiutare anche loro. Sensibilizziamo i nostri clienti a contattarci per migliorare il servizio. Con questo è tutto.